o la cui il cui eventuale collasso potrebbe evidentemente determinare situazioni importanti in tutta l'area. Infine, volevo rilevare come stia emergendo, a partire dalla risoluzione 2094 che ho già citato del Consiglio di sicurezza, una convergenza per molti aspetti inedita, ma positiva, ovviamente positiva, fra Stati Uniti e Cina e in parte anche della stessa Russia, in merito alla situazione della penisola coreana e ai rischi di proliferazione nucleare. Si tratta questo di un aspetto nuovo in questo scenario complesso e in ordine al quale noi potremmo domandarci se non si possano cogliere e sviluppare opportunità di collaborazione più ampia, auspicabilmente da replicare in questo formato anche in altri quadranti di crisi. Grazie. Grazie. La deputata Schiroplanet ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interrogazione a 5 minuti. Grazie Presidente, grazie al Governo per la risposta esaustiva. E visto, come dire, i giornali ormai hanno, tale era l'allarme nucleare in quei giorni, e tanto adesso anche nelle informazioni internazionali è totalmente scomparsa, quindi ringrazio il Vice Ministro per l'esaustiva e davvero, come dire, portatrice delle notizie più recenti su questo fatto, e vorrei fare piccole riflessioni brevi soprattutto sulla politica. Allora, crediamo che i rischi potenziali dell'area di influenza russo-cinese siano da monitorare costantemente, questo sia per l'interesse diplomatico che per la notevole presenza di turisti e operatori italiani e culturali dell'area in quella zona, più in Vietnam, in Cambogia, in paesi aperti ovviamente, che non, quindi nell'altra penisola. Poiché la crisi attualmente in atto, scatenata dall'ultima risoluzione del Consiglio di sicurezza a seguito della terza esplosione nucleare fatta dalla Nord Corea, come le ricordava Vice Ministro, fa rischiare lo sgretolamento dell'intera architettura di sicurezza della regione. Questo insomma è il fatto principale. La superiorità strategica della Corea del Sud è evidente, però appunto il nord è tecnologicamente inferiore ma è pesantemente armato, e questo dimostrano anche questi, gli esercizi nucleari che cercano di fare. Occorre in questa occasione dare atto agli Stati Uniti, che danno prova di notevole sangue freddo nella gestione della crisi. Bisogna anche ricordare che le prime visite, che c'era una politica di disgelo a cui aderiva anche la Nord Corea, tant'è che la Albright, Madeleine Albright, andò anche in visita in Nord Corea ed era programmata una visita del presidente Clinton, che poi con la politica di Bush questo è stato tutto così mandato a monte e si è arrivati davvero alle prime crisi del 93. Allora, nonostante le minacce e le esibizioni muscolari del Nord, la risposta rimane attenta e immisurata da parte sia degli Stati Uniti che degli altri paesi, e si continua a puntare sul negoziato diplomatico e il rilancio del dialogo esapartito, cioè Stati Uniti, Russia, Cina, Giappone e le due Coree, ancorché non si sia giunti a dei risultati duraturi. Dobbiamo però sottolineare con stupore storico che la situazione coreana è il frutto più duraturo e inquietante della Guerra Fredda. È sconcertante che a 70 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale la penisola resti ancora un'anacronistica area divisa, mentre tutti gli altri stati sono usciti dai riflessi strategici della Guerra Fredda, le due Germanie, le due, forse Cipro rimane divisa in due. Quindi questa è l'unica considerazione politica di incoraggiamento alla nostra e alle nostre diplomazie che possiamo avere come impegno personale. La riunificazione appare quindi come auspicabile e compito ineludibile delle diplomazie moderne. L'Italia non fa parte dei big players della regione, però domandiamo al nostro governo, pur soddisfatti della sua risposta e nella consapevolezza che la soluzione è nelle mani delle grandi potenze della regione, USA, Cina e Russia, di cercare di agevolare e sollecitare un impegno dell'Unione Europea che vada al di là del semplice invio di aiuti umanitari, ma che sia finalizzato all'apertura di negoziati diplomatici che basino, oltre che sulla reciproca non aggressione e sulla cessazione da parte nordcoreana di ogni programma di ricerca e sviluppo a carattere militare, ma che sia in grado di rimettere in moto un processo di democratizzazione del paese. La Nord Corea è il simbolo di un mondo finito, o forse mai esistito, in queste modalità. La sua esistenza in questa forma è un anacronismo che il mondo non può permettersi. Grazie. Grazie.
Passiamo all'interpellanza numero 223 del deputato Piras ed altri concernente intendimenti del governo in merito alla riconversione del poligono sperimentale e di addestramento interforze di Salto di Quirra. Chiedo al deputato Piras se intende illustrare l'interpellanza o se si riservi di intervenire in sede di replica. Prego. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, illustre sottosegretario Alfano, il Tribunale amministrativo della Sardegna e successivamente anche il Consiglio di Stato, rispettivamente nella sentenza numero 1342 del 2008 e con l'ordinanza numero 4943 del 2008, hanno